Noi ora ci occupiamo di nazionale, ma non lo facciamo direttamente. Abbiamo infatti chiesto a Maurizio Mosca di commentare per noi Italia-Norvegia. Novembre 1991, ore 19:17. È uno di quei momenti che fanno la storia. Ha ufficialmente inizio l'era di Arrigo Sacchi. E se il buongiorno si vede dal mattino, allora possiamo davvero gioire per la fantastica prestazione degli azzurri, sottolineata peraltro da tutta la stampa specializzata. Le prime note liete arrivano dall'attacco, dove furoreggia l'astro nascente del calcio italiano, Ciccio Baiano. Il furetto azzurro, dopo solo 2 minuti, ha fatto la barba al palo con questa girata e poi ha strappato applausi a scena aperta con questa emblematica acrobazia aerea. Accanto alle reti degli Stillaci sembra rinato anche Pelé Vialli, che ha ritrovato la precisione e un ottimo rapporto coi compagni di squadra. Straordinario pure l'apporto del centrocampo, sorretto da uno splendido Berti, poi uscito tra gli applausi della folla, dai dribbling ubriacanti di Eragno e dall'intramontabile Carletto Capoccione Ancelotti, i cui missili hanno sfiorato più volte l'incrocio dei pali. Di fronte all'Italia c'era una delle formazioni più forti d'Europa, pericolosissima in avanti e molto dotata sul piano squisitamente tecnico, ma ciò nonostante la difesa azzurra ha fornito una prova maiuscola grazie a Paolo Maldini, impeccabile sulla fascia, e soprattutto alla coppia centrale Ferri-Baresi, sinonimo di sicurezza e precisione. In particolare il nerazzurro ha suscitato unanimi entusiasmi, specialmente al 60°, quando ha chiuso con classe impareggiabile il triangolo dettato da Jacobsen, un preziosismo tecnico per palati fini che meriti il replay. A Genova si è vista insomma una squadra in salute, dinamica e moderna. Si vede che in panchina siede un uomo come Arrigo Sacchi, un tecnico che può trasformare in realtà un sogno colorato d'azzurro. Bene, siamo giunti alla nostra sigla finale, noi vi salutiamo e lasciamo la parola a Martino Ragusa, uno psicanalista che ci parlerà di Arrigo Sacchi. È nato a termine di gravidanza e con un parto, questo è un primo dato, irruento. La sua struttura psicologica è tipicamente maschile, e anche dal punto di vista somatico, la sua calvizie, infatti è calvo, indica che nelle sue vene scorre molto testosterone, che è l'ormone responsabile della virilità ma anche della caduta dei capelli. Virile, calvo e cenerentolo, e l'abbiamo lasciato alla corte di un magnifico signore. Qui lui guarisce dal complesso di Cenerentola, però viene subito colpito dalla sindrome del villano Bertoldo alla corte del re Alboino. Cioè lui comprende che può anche venire castrato. Preferisce al caviale le piadine romagnole e così fa trionfare in un certo senso il buon senso contro lo sfarzo. Così è riuscito a vincere la più dura delle battaglie, quella di riuscire a non farsi castrare dalle pale di un elicottero. Invece ostenta con disinvoltura, come si diceva, la calvizie, e lui è discreto e calvo come il calvo padre Sorge, il gesuita, è felpato come il calvo napolitano, è energico come il calvo De Mita, e poi si può dire che è frugale come nessun politico, calvo o non calvo che sia. E il nostro generale si prepara a dare scacco finale al suo rivale, che è Scipione Trappattone a canne. Però allora si troverà il peggior dei padri castranti, il più cattivo di tutti, Gianni Brera, che si è già preparato a colpirlo nella sua zona fallica. L'identikit è concluso.